Benvenuti a questo nuovo appuntamento di analisi sui mercati finanziari. Io sono Alessandro Magagnoli, responsabile dell'ufficio studi del sito ftaonline.com. Volevo segnalarvi che oggi esce il nostro servizio titolo del mese. Se volete avere maggiori informazioni potete scriverci su Telegram FTA Online Info oppure WhatsApp al numero che trovate in questa pagina. Abbiamo visto nelle ultime ore una borsa molto brillante a seguito dell'uscita del dato sull'inflazione USA di ieri, un dato che ha sorpreso positivamente gli investitori che a questo punto iniziano a scommettere su una Fed più morbida sul fronte della politica monetaria già a partire dalla prima parte del 2024. Tutto da verificare, poi questo scenario: per il momento l'inflazione rimane superiore al 3%, quindi non è detto che la banca centrale, che ha come target invece il 2%, non decida di rimanere sulle proprie posizioni, cercando di raffreddare ancora di più l'economia per essere sicura che l'inflazione sia stata ricondotta nell'ambito di quelli che sono i valori desiderati. Per il momento comunque il mercato, anche complice la stagionalità, siamo vicini alla parte terminale dell'anno, quella in cui tradizionalmente le borse fanno bene, ha approfittato di questo dato per lanciarsi al rialzo. Questo è il grafico a candele giornaliere del DAX. Vedete, nella seduta di ieri c'è stata la rottura del 38,2% e poi del 50% retracement del ribasso dai massimi di fine luglio, e anche il superamento di questa trend line che parte proprio dai massimi di fine luglio. Questa trend line è utilizzata come lato superiore del canale che contiene l'oscillazione dei prezzi negli ultimi mesi. Un canale di questo tipo molto spesso si dimostra essere un flag, ovverosia una figura di continuazione. Questo è tanto più vero quanto il ribasso, quello contenuto all'interno del canale, non scende al di sotto di livelli rilevanti. In questo caso, vedete, si era fermato con i minimi di ottobre sul 38,2% retracement della salita dai minimi di settembre dello scorso anno. Quindi uno scenario rialzista a questo punto, dato dal superamento di questa area di resistenza intorno ai 15.300 punti, è credibile. Ci sono ancora due resistenze da superare, 15,8 che è il 61,8% di retracement, e questa area orizzontale molto forte intorno ai 16.000 punti. Al di sopra di quei livelli abbiamo questo gap che si era aperto il 2 di agosto con lato alto a 16,250 circa, che i prezzi potrebbero cercare di ricoprire prima magari di assestarsi su quei livelli. Se andiamo a guardare il nostro FTSE MIB, lo troviamo in una situazione ancora migliore, dal momento che in questo caso siamo ben oltre quelli che sono i livelli di ritracciamento che invece ha toccato il DAX. Se andiamo a prendere il rialzo degli ultimi 2 giorni e consideriamo i ritracciamenti dai massimi di fine luglio, inizio agosto, vedete, siamo anche al di sopra non solo del 61,8% che il DAX deve ancora raggiungere, ma anche del 78,6%. Anche il gap che c'era il 2 di agosto, che comunque era già stato ricoperto il 20 di settembre, è stato superato. Quindi adesso abbiamo come resistenza i massimi di inizio agosto toccati intorno a 29.750. Sarà interessante capire se l'indice sarà in grado di superare anche quella resistenza, o se invece, come sembra segnalare l'indicatore stocastico che è in ipercomprato, ci sarà una fase di ripiegamento, possibilmente magari anche a testare dall'alto la trend line che è stata superata 2 giorni fa. Anche in questo caso la trend line, come vedete, può essere utilizzata come lato alto di questo canale che, come nel caso del DAX, può essere visto come un flag di continuazione. Spesso alla rottura di un canale è possibile verificare movimenti di ampiezza pari a quella del canale stesso proiettata dal punto di rottura. Quindi in questo caso il canale è circa 2000 punti, la rottura è avvenuta intorno a area 28, 8 e 50, quindi fino a 30.000 e 8, 30.000 e 8 e 50 potrebbe proseguire il rialzo, fermo restando l'importanza della resistenza di area 29, 7 e 50. Anche i mercati americani si sono mossi con decisione al rialzo. Andiamo a guardare l'S&P 500.
che nella seduta di ieri si era fermato sul 78,6% retracement della discesa dal massimo di fine luglio, oggi i prezzi stanno cercando di forzare quella resistenza. C'è una candela molto importante che è questa del 1° di settembre, è una candela shooting star che offre una resistenza a 4.540. Faccio un breve inciso: ieri mi è stato domandato come mai i prezzi dei quali parlo con il grafico dell'S&P 500 sono leggermente diversi rispetto a quelli dell'indice ufficiale, semplicemente perché questi prezzi sono ricavati dai CFD. Come vedete qui in alto c'è scritto USPX 500 mini CFD, quindi sono quotazioni che sono, diciamo, molto molto simili a quelle dell'indice, ma possono differire soprattutto in alcuni valori massimi e minimi. Di fatto però diciamo che lo studio grafico non ne risente in maniera significativa. Il rialzo a questo punto si pone, come abbiamo detto, come primo target il massimo del 1° di settembre intorno ai 4.540 punti. Se poi dovesse essere superata anche quella quota, diventerebbe probabile il ritorno in area 4.610 circa. La candela di ieri è estremamente ampia come estensione. Solo se dovesse esserci la discesa di sotto della metà della candela di ieri, intorno a 4.460, il segnale di forza che è stato inviato negli ultimi 2 giorni verrebbe messo in discussione. La situazione non cambia se guardiamo il Nasdaq 100, che è arrivato con i massimi di oggi a testare quelli di luglio. Notate che per adesso la candela odierna ha una struttura molto simile a quella del massimo del 19 di luglio, ovverosia si tratta di uno shooting star, lunga coda verso l'alto, piccolo real body nella parte bassa, ma la seduta comunque è ancora lunga, pertanto bisognerà vedere poi stasera in chiusura quale sarà la fisionomia di questa candela. Per adesso il mercato ha dimostrato di rispettare la resistenza data dai massimi di luglio e in questa area intorno a 15,950 per adesso ha trovato difficoltà a proseguire. Se dovesse esserci il superamento anche di quella quota, ovviamente, come abbiamo visto nel caso del nostro FTSE MIB, potremmo prendere l'ampiezza del canale che è da 13,8 fino a 15.000, quindi si tratta di 1.200 punti proiettati da 15, diciamo 15,2, 15,4, 16,4, quindi il target potrebbe essere fino in area 16.400 circa. Da seguire sicuramente anche l'euro-dollaro, la forza del dollaro aveva calmierato le borse, il movimento che c'è stato nelle ultime ore con un dollaro decisamente debole, invece, è stato quello che, diciamo, ha favorito in qualche modo il rimbalzo dell'azionario. Notiamo che questo euro-dollaro si è fermato su 50% retracement del ribasso dai massimi di luglio. C'è questa forte resistenza, quindi in area 1,08,70, 1,08,80, servirà la rottura di quei livelli per confermare la possibilità di un'ulteriore fase di crescita che sarebbe ovviamente favorevole al proseguimento del rialzo sull'azionario. Senza la rottura invece netta del 50% retracement, su questo grafico si rischia un ribasso dell'euro-dollaro verso 1,07,50 e di conseguenza anche un rientro delle quotazioni dell'azionario. Andiamo infine a dare un'occhiata all'ETF sulle banche, quello leva a 3 banche Eurostoxx. Dal momento che il comparto banche, come sappiamo, è molto pesante all'interno dei diversi panieri, in particolare di quello italiano, con il rialzo di ieri c'è stata la rottura del 61,8% di retracement, il ribasso dai massimi di marzo, rottura che peraltro c'era già stata anche a luglio e ad agosto. Poi i prezzi però erano ritornati al di sotto, quindi il superamento di area 6 euro è un indizio positivo. Servirà però la rottura di 6,50 per confermare l'idea che questo fosse un flag di continuazione e che quindi l'ETF abbia spazio per salire ancora, con un target che a mio avviso potrebbe essere tranquillamente il lato alto di questo canale che sto disegnando. Vediamo se riesco a farvelo vedere rapidamente. Creiamo la linea parallela e
e il lato alto del canale più o meno si offre come target intorno all'area 7,50, che è molto vicino ai massimi di inizio anno. Resta però da superare l'area 6,50 per poter arrivare fino a 7,50. Vi ringrazio per l'attenzione, vi ricordo se avete interesse a avere maggiori informazioni sul servizio titolo del mese, potete scrivermi su Telegram FTA Online Info. Vi do appuntamento al nostro prossimo video.